La nostra città sarà una città partecipata, una città che è vicina alle esigenze dei cittadini e dei suoi quartieri. La nostra città sarà una città governata da persone capaci e competenti e che siano entusiaste ed orgogliose di amministrare la nostra città. La nostra città sarà una città caratterizzata da uno sviluppo governato e non autogovernato, da uno sviluppo che va a braccetto di pari passo con la tutela dell'ambiente e della qualità della vita nei quartieri. La nostra città sarà una città partecipata, una città che è attenta alle esigenze di tutte e di tutti. E la nostra città sarà una città generosa verso chi rimane indietro. Una città attenta alle esigenze delle persone che hanno fragilità o che hanno perso il posto di lavoro. La nostra città sarà una città sana, una città che ha una sanità degna della nostra provincia, una città che non deve chiedere a Genova, ma che pretende da Genova quello che gli spetta e quello che merita. La nostra città sarà una città aperta al futuro, una città piena di idee e di progetti ed animata veramente dalla voglia di fare e di migliorare. Sarà una città in cui i giovani scelgono di restare perché qui possono trovare un lavoro qualificato e ben remunerato e possono mettere su famiglia. La nostra città sarà una città dotata di tutti i servizi, sia per le persone che hanno fragilità e per le persone anziane. Sarà una città aperta, una città inclusiva, una città trasparente, ma soprattutto l'amministrazione di questa città sarà al servizio di tutte le sue realtà e di tutti i suoi cittadini. Per questo, mi raccomando, il 12 giugno è importante andare a votare, perché votare è un diritto, ma soprattutto in questo momento è un dovere. Ed è un privilegio che non può e non deve andare sprecato. Abbiamo un'occasione importante, possiamo dare un nuovo slancio alla nostra città, possiamo trasformare la delusione in speranza e io sono pronta a prendermi questa responsabilità. Sono sicura di non deludervi, non lo farò. Amo la mia città e voglio vederla crescere e migliorare. Per questo vi chiedo il 12 giugno di scegliere il nostro progetto, di votare per me e per dare veramente una svolta alla nostra amata città. Ci troviamo all'ultimo giorno di questa entusiasmante campagna elettorale. Dico entusiasmante perché siamo stati i primi a presentarci come alternativa al sindaco attuale Pierluigi Perachini. Abbiamo cominciato la nostra campagna i primi di febbraio perché abbiamo capito che c'era la necessità di proporre qualcosa di diverso e abbiamo deciso di ascoltare tutti i 59 tra quartieri e borghi del nostro comune per capire quali erano le problematiche e per poi metterci a disposizione della città per provare a trovare delle soluzioni. Dico entusiasmante perché qualsiasi sia l'esito di queste elezioni è stata un'esperienza di arricchimento umano e personale ed è stata anche l'occasione per conoscere meglio tanti aspetti della nostra città. Quindi per noi, comunque vada, questo è un bellissimo punto di partenza. Per me in primis, che sono il candidato sindaco, ma anche e soprattutto per tutto il mio gruppo, per i 25 candidati e gli altri 25 ragazzi e ragazze che fanno parte del nostro staff. Siamo un gruppo di una cinquantina di persone che con grande, grande entusiasmo hanno affrontato questa avventura elettorale. Allora, abbiamo ascoltato i quartieri, abbiamo cominciato da Fossa Mastra, dove ci è stato subito indicato che uno dei problemi semplici è rimasto irrisolto, è stato quello di mettere un'altalena, una semplice altalena in un parco che ha comportato dei tempi lunghissimi. E quindi da lì ci siamo resi conto che sì, è importante
pensare ai grandi progetti, ma è anche importante e forse a volte più semplice, magari basterebbe un pochettino più di attenzione, andare a risolvere quelle piccole problematiche, perché se semplicemente per posizionare un'altalena ci sono voluti 4 anni, è chiaro, evidente che quel bambino che voleva usufruire di quell'altalena è cresciuto e adesso magari ha ben altri progetti per la testa e altri modi di passare i suoi pomeriggi. Quindi, abbiamo ascoltato le persone e quali sono i problemi principali che abbiamo riscontrato? Il problema dei problemi è sicuramente quello del lavoro soprattutto giovanile, ma non solo. Quindi, come possiamo fare per far sì che a Spezia nascano nuovi posti di lavoro veri, posti di lavoro a tempo indeterminato? Sicuramente attirando le aziende sul nostro territorio e con quali leve? Con tutte le leve che ha a disposizione il Comune, quindi leve fiscali, una detassazione magari sulle tasse locali, un'agevolazione per quello che sono gli aspetti della logistica, dei parcheggi, della promozione delle loro attività. Il Comune dovrà operare affinché piccole, medie e grandi industrie o grandi attività di servizi o di commercio investano sul nostro territorio. Quindi una cosa che dovremo fare è senz'altro agevolare le aziende piccole, medie e grandi ad investire a Spezia. E sicuramente il fulcro sarà il mare, perché a differenza di tanti altri comuni italiani, noi siamo tra quelli fortunati che hanno un affaccio sul mare. Affaccio sul mare significa un rapporto con il porto, che è un punto di incontro tra la terra e il mare, quindi fondamentale, fondamentale nei suoi posti di lavoro e in tutta la sua economia d'indotto. La croceristica, purché si rispettino gli impatti ambientali, e qui abbiamo avuto ampie garanzie dal Presidente dell'Autorità Mario Sommariva. Sicuramente la nautica da diporto, sicuramente tutti gli aspetti del turismo, quindi turismo sicuramente al primo posto o tra i primi posti della nostra attività amministrativa. Il rilancio del turismo comporta un grande sviluppo dell'economia locale sotto tante forme, ma anche cultura, perché cultura, se approcciata in modo professionale, può portare un grande beneficio, soprattutto se abbinata a una programmazione di eventi di livello internazionale che sappiano attirare sul nostro territorio un bacino d'utenza importante e di livello. Quindi, gli aspetti sono tanti: lo sport, il sociale, la viabilità, i parcheggi che mancano a Spezia. Qui abbiamo progettato qualcosa sul Viale Amendola che potete visionare sul nostro sito. La sanità è un altro grande problema, è una competenza di Regione Liguria, di ASL, ma sicuramente i sindaci devono dare il loro contributo in termini appunto di indicazioni. E tutto quello che non abbiamo potuto raccontarvi in questi pochi minuti lo trovate sul sito www.paolopazzaglia.it. Mi raccomando, andate tutti a votare domenica 12, fate un piccolo sacrificio e votate Paolo Pazzaglia, Spezia al centro. Ogni 5 anni ci troviamo a svolgere questo rito importantissimo delle elezioni. E poi andiamo avanti di 5 anni in 5 anni. E le cose non cambiano. Chi pensa che le cose vadano bene come sono andati in questi ultimi 30 anni, che alla Spezia le cose vadano bene, può tranquillamente smettere di stare ad ascoltare me e passare a pensare di votare o per il centrodestra o per il centrosinistra. Chi invece ha conoscenza del fatto che non decide Pierluigi Peracchini o Piera Sommovigo di turno, perché chi decide in realtà sono sempre i partiti che stanno dietro, allora possiamo continuare, perché chi pensa che decide il sindaco legato ai partiti sta credendo che esiste Babbo Natale. E credo di parlare a degli individui adulti e non a dei ragazzini, che è giusto che credano all'esistenza di Babbo Natale, perché la magia è una cosa estremamente importante nella vita. Allora, noi ci presentiamo come lista civica, non apparentata a nessun partito. Non faremo, in caso di ballottaggio in cui non fossi io ad andare al ballottaggio, non faremo nessun apparentamento né daremo alcuna indicazione di voto, ma inviteremo le persone ad andare a votare,
va andare a votare con un libera tutti. Noi siamo una vera lista civica. Una lista civica composta per oltre il 50% tra maschi e femmine, anzi le femmine sono più rappresentate nella lista rispetto ai maschi, il 60% sono laureati. Perché? Perché la cittadinanza ha dei bisogni che la politica partitica non è mai stata in grado di poter soddisfare, né di centrosinistra né di centrodestra. I bisogni sono quelli dei cittadini, che noi metteremo al centro. Quindi i giovani hanno necessità di lavoro, trovare lavoro, trovare svago, trovare motivi per vivere in questa città che è bellissima, mettere su famiglia e fare figli qui. Gli anziani hanno bisogno di tutele sanitarie e la nostra sanità è completamente allo sfascio. Ed è allo sfascio per un motivo estremamente semplice. Si tratta di una azienda sanitaria locale e come tutte le aziende si basano sul budget. Ecco che i soldi con cui lo Stato finanzia il Fondo Sanitario Nazionale vengono poi suddivisi e dati alle regioni per quota capitaria, cioè viene dato un tot di denaro per ogni testa di persona residente sul territorio. Quindi alla Regione Liguria vengono dati soldi anche per i cittadini di La Spezia. Ora, dovete sapere che il direttore generale della ASL dipende direttamente dalla conferenza dei sindaci, che è presieduta dal sindaco del comune capoluogo, quindi dal sindaco del comune di La Spezia. Quindi la conferenza dei sindaci è quella che dà l'indirizzo politico programmatico al direttore generale che deve eseguire. Orbene, la regione devia centinaia di euro pro capite a Genova. Quindi abbiamo un definanziamento costante e progressivo della sanità locale, da cui derivano le liste di attesa, un ospedale fatiscente che se ci si va dentro la cosa più probabile che ti capiti e che ti casca in testa qualche calcinaccio. E quindi la conferenza dei sindaci dovrà pretendere ed ottenere che ai cittadini di La Spezia venga dato il riparto economico che a loro spetta. Dopodiché abbiamo un altro problema che deve essere gestito, la convivenza tra il porto e la città. Esistono normative e come sindaco farò la cosa più rivoluzionaria del mondo. Non farò altro che far applicare le leggi assieme alla giunta e a colui che in caso di elezione mi affiancherà all'ambiente, l'avvocato Marco Grondacci. E credo che con questa abbinata sulla sanità e sull'ambiente vi abbiamo già detto tutti, votate Spezia sì. Ci si chiede perché gli spezzini dovrebbero votare Luca Locci e Forze Popolari. Io cerco di dare delle spiegazioni da cittadino, come se anch'io fossi un elettore e non un candidato. Credo che dopo che abbiamo visto che ci hanno rubato 2 anni di vita, 2 anni e mezzo quasi, con leggi liberticide, illegali e soprattutto inutili, sia giunto il momento di trasformare la protesta in proposta. È quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto una battaglia storica, indimenticabile, di libertà, di democrazia, per il ripristino della Costituzione in Italia e a Spezia. E siamo stati l'unico movimento che ha fatto questo, che ha avuto il coraggio di mettere insieme gente di tutti i tipi, di tutte le origini politiche, in un afflato di libertà che veramente ci rende molto orgogliosi. Ebbene, a un certo punto c'è stato un cambio di passo, e siamo convinti che di essere riusciti a passare dalla protesta alla proposta in una maniera molto bella, mettendo insieme rappresentanti di tutte le categorie sociali, dagli operai agli imprenditori, dai sanitari ai professori di ogni ordine e grado, commercianti e rappresentanti veramente di tutte le categorie che ci hanno dato un grande sostegno e coi quali siamo andati nei quartieri. Il nostro programma è una bellissima unione, un collage di idee, perché ne abbiamo tante, e di suggerimenti, critiche
e idee nuove per i quartieri che siamo andati a raccogliere nei quartieri. Quello che il sindaco non ha fatto per 5 anni, noi l'abbiamo fatto in 2 mesi scarsi, con mezzi naturalmente molto precari, ma siamo orgogliosi di questo, siamo orgogliosi di poterci proporre come la lista della gente che parla con la gente. Lo siamo stati per 2 anni e mezzo nella guida unica a Spezia della protesta, lo abbiamo fatto in un modo talmente efficace che ci hanno chiamato in mezzo Italia per andare a parlare, a spiegare la nostra situazione, e oggi ci ritroviamo a dare agli spezzini un'opportunità, l'opportunità di scegliere il nuovo, il coraggio di proporre qualcosa di nuovo. La vita non comincia e non finisce col centrodestra e col centrosinistra. Gli spezzini sanno che per 60 anni ci abbiamo avuto un partito unico al potere che ha fatto tutto quello che ha voluto, ha inquinato la città, ci ha riempito di veleno, ha desertificato il nostro tessuto industriale e oggi siamo diventati una città di affittacamere. Nulla contro, anzi meno male che c'è questa risorsa, però bisogna progettare il futuro e per progettare il futuro bisogna riuscire a prevederlo. Qui si parla di waterfront, si parla di interramenti di viali come Viale Italia, si parla di progetti mirabolanti di cui né io né voi vedrete mai l'inizio o la fine. Siamo pieni di esempi. Noi invece ci proponiamo di governare la città con il buon senso del padre di famiglia. Queste sono le risorse, queste sono le priorità, si procede, si fanno, non abbiamo interessi con potentati economici né tantomeno con partiti, non ci alleeremo né col centrodestra né col centrosinistra e siamo orgogliosi di questa diversità. Oggi c'è un'opportunità, va sfruttata, siamo un gruppo di gente per bene, preparata, con molta esperienza. Io per esempio sono stato quasi 25 anni all'estero dirigendo aziende, dirigendo comunità umane e sfruttando questa esperienza credo che si possa fare di Spezia una città più bella, più moderna, più funzionale, più vicino ai cittadini. Spezia deve diventare attrattiva non solo per il turista mordi e fuggi, non solo per quello che sbarca dalle navi da crociera, che va fino alla stazione a prendersi il trenino per le Cinque Terre, ma deve diventare attrattiva per noi spezzini. Noi abbiamo il diritto di vivere in una bella città attrattiva e per essere tale deve avere lavoro. Vogliamo ripristinare nelle aree ex Enel e in tutti gli spazi disponibili, anche quelli che si possono negoziare con la Marina, l'insediamento di strutture produttive, nuove, efficaci, moderne, con formazione professionale. Vogliamo dare un motivo ad altri italiani di trasferirsi a Spezia per vivere. Spezia deve diventare, come è già stato in passato, un polo di attrattività per tutti quelli che vogliono vivere bene, davanti al mare, col mare, con il lavoro, con la scuola, con i servizi, con la pulizia, con la sicurezza, giorno e notte in tutti i quartieri. Salve a tutti, allora sarò veloce perché il tempo è pochissimo, volevo partire solo da una considerazione rapida. Dopo un anno che dicevo che il sindaco Perachini era inadeguato avevo ragione, è di oggi uno scambio di battute dove lui ha utilizzato soldi del comune per la sua campagna elettorale. Ora sta smentendo ma qui ho i documenti che comprovano tutto ciò, perciò il buon sindaco ha dovuto pubblicare per 15 giorni per fare un ravvedimento operoso, che significa ammettere praticamente la colpa, pubblicarlo sul sito del comune e così diciamo che non c'è condanna né formale né riconoscimento di responsabilità, ma sostanzialmente c'è ammissione della indifensibilità della condotta contestata. Questo era importante dirlo. Andiamo avanti velocemente. La sanità è un disastro. Parto di qua proprio per questo, la sanità non ha colore, abbiamo liste d'attesa spaventose, mancano 200 posti letto, mancano 80 tra personale medico e no. Nel frattempo cosa succede? Non solo questo, il pronto soccorso crolla, le liste d'attesa sono allucinanti, però nel frattempo esce che l'Erzelli c'è la firma di Draghi, perciò il governatore della Liguria
colui al quale fa il ventriloquo il nostro sindaco, di fronte a questa notizia spaventosa non fa niente. Io fossi stato il sindaco mi sarei andato a incatenare sotto la regione Liguria. Perciò a Genova faranno un ospedale quando noi siamo ancora in ballo col fellettino, nonostante abbiamo il sindaco del solito partito della regione, il sottosegretario alla salute, abbiamo tutto e di più, però del fellettino chissà quando vedremo cosa succederà. Passiamo rapidamente a un programma. Il programma dovrebbe essere una cosa, secondo me, che si deve ispirare alla regola del 3, cioè competenza, esperienza e meritocrazia, cose che loro non sanno neanche dove sta di casa. Abbiamo per esempio sicuramente in futuro dei passaggi importantissimi che cambieranno sicuramente l'aspetto della nostra città. Questi devono essere sicuramente gestiti da persone capaci e che magari hanno dimostrato nella vita di esserlo con una storia. L'Enel, alla quale si è fatta una battaglia spaventosa, è tempo di questa battaglia di archiviarla e di cercare, visto che ha un bilancio incredibile che mi sono andato a vedere, dove investe moltissimi milioni del green, noi dovremmo cercare di trovare una partnership o addirittura dei privati con loro per cercare di agire sull'idrogeno, sulle energie rinnovabili e magari la bonifica dei terreni e poi anche, visto che la nautica da diporto che va benissimo, ma non per il sindaco Beracchini, ma bensì, siccome io ho fatto l'amministratore delegato di cantieri, perciò so che per vendere il naviglio bisogna avere i migliori manager del mondo, e allora si vende non perché si fa una striscia blu che non esiste, il miglio brut che metà è scappata la ditta e va riappaltato, e oltretutto c'è un'indagine della magistratura, ci vogliono uffici commerciali e allora si vendono le navi, perché il 95% del naviglio è venduto all'estero. Perciò un Enel dove si può anche collocare a ridosso di ciò aziende che parlano di nautica. Arsenale militare sicuramente anche lì il ministro Guerrini non ha mai sentito il signor Peracchini, ha sentito tutti tranne lui, perciò non si è neanche posto il problema di parlare con il ministro per le aree, no, siamo andati a battere i piedi e riuscire a bisticciare anche con la marina militare, perciò l'approccio giusto per cercare magari all'interno di fare qualcosa insieme e perché no non partire da una fabbrica dei mestieri che sicuramente la marina, so per certo, potrebbe sicuramente aprire un dialogo e portarlo avanti. Altra cosa molto interessante e bella potrebbe essere quella di fare un appendice del Salone della Nautica. Abbiamo a un passo, perciò veramente a poche miglia, tra i più grandi cantieri del mondo, potremmo fare un appendice con i cantieri e portare perciò una grande manifestazione. Le grandi manifestazioni però si portano agendo sulle infrastrutture, noi abbiamo visto che anche Sea Future ha avuto dei problemi, se ne volevano andare per questo, però di questo non si parla. Poi abbiamo, oltre le aree militari, abbiamo il porto che è una realtà importantissima, il turismo, le crociere, perciò andiamo avanti con le crociere senza sì e senza ma, portano risultati anche nel nostro commercio, rispettiamo le regole, quello sì. La sicurezza, altro tema importante per i nostri commercianti, e Sole 24 Ore ci dice che siamo sopra i 100 in tutto, sicurezza, sanità e cultura. Peracchini, mi sa che il tuo tempo è scaduto. Arrivederci. Buongiorno, sono Marisa Granello e corro per il fronte di Liberazione Nazionale, il partito che è contro il Green Pass, contro questa chiusura che ci ha imposto l'obbligo di esibire questo documento che non è certamente un documento sanitario. Il Fronte di Liberazione Nazionale crede nella trasformazione della città. Noi vogliamo che la città venga ripresa a 360 gradi e che vengano tenute in considerazione le richieste dei cittadini. I cittadini sono importanti per noi perché devono darci le loro preferenze, devono darci le loro richieste, devono darci il modo per poter cambiare la città a 360 gradi. Noi vogliamo che la sanità sia diversa, tenendo in considerazione il fatto che l'ospedale non sarà realizzato in tempi brevi, vorremmo mettere nei quartieri gli ambulatori gestiti da un medico e un infermiere che saranno a disposizione di tutte le persone che ne avranno bisogno quotidianamente, quelle persone che appunto hanno meno possibilità di recarsi in ospedale o in altre strutture private. Noi vogliamo che il pronto soccorso sia un biglietto da visita per l'intero ospedale
e quindi chiederemo la riqualificazione dello stesso e un ampliamento. La sicurezza in città è poco sentita, per cui vogliamo, d'accordo con le forze dell'ordine, iniziare un programma perché i cittadini vivano e percepiscono una sicurezza diversa. E quindi vorremmo iniziare anche, soprattutto alle periferie che sono abbandonate, dove questo problema è maggiormente sentito. Città di mare. Spezia ha una propria identità di mare, quindi la città dovrebbe basare le proprie scelte del futuro anche su questo, sul mare, sulle varie attività, sul turismo, su tutto ciò che gira appunto attorno a questo mare importante per la città. Quindi punteremo su un turismo che sia un turismo solidale, un turismo che comunque non sia un mordifuggi per la città, dove i turisti si fermino per poter apprezzare le bellezze e le caratteristiche che ha una città come Spezia. Proporremo dei percorsi esperienziali in cui i turisti potranno apprezzare le identità della città, soltanto appunto se noi però organizzeremo tutto questo, faremo dei piani, dei programmi che possono essere appunto gestiti da persone competenti che possano portare avanti questo tipo di turismo. Le crociere devono essere gestite a livello, le persone che vengono dalle crociere non devono passare per la città e andare alle Cinque Terre oppure in Toscana, perché devono fermarsi anche qui, quindi proporremo dei biglietti, i pacchetti turistici affinché questi turisti possano vedere in Spezia una città nella quale fermarsi e apprezzare le bellezze. Creeremo quindi eventi, fiere, manifestazioni per poterle atterrare. Il lavoro per i ragazzi è carente, quindi vorremmo portare verso la possibilità che loro conoscano i vecchi mestieri. Quindi i ragazzi apprezzerebbero anche i vecchi mestieri di un tempo che è ormai dimenticato, e questo lo si potrebbe fare anche cercando di poter riaprire le vecchie officine con, d'accordo logicamente con la Marina Militare, le vecchie officine in cui si svolgevano certi lavori particolari che ora sono dimenticati. La città ha bisogno appunto che i ragazzi si fermino qui e non vadano oltre. Per quanto riguarda invece lo sport, che è molto importante non solo a livello fisico, ma proprio anche salutare, perché deve essere visto a 360 gradi, proporremmo la realizzazione di un nuovo stadio e di una cittadella per lo sport, che sia fattibile per tutti, che sia accessibile a tutti. Noi siamo con la gente, fra la gente, siamo gente comune che vogliamo il bene della città, quindi votate Fronte di Liberazione Nazionale. Carissimi telespettatori di Tele Liguria Sud, ancora una volta la lista Città Nuova, capeggiata dal sottoscritto, si presenta alle elezioni comunali della Spezia con un buon programma per venire incontro alle esigenze di una città che è sempre in trasformazione, ma che ciò nonostante non riesce mai a decollare in quanto non raggiunge quegli obiettivi che via via si va proponendo. La nostra lista ha preparato un programma che secondo me è un programma molto sofisticato, è un programma molto importante, che qualora ne venisse approvata anche la sola metà potrebbe arrecare notevoli vantaggi alla nostra città. Il punto primo del programma è il problema dell'ospedale, questo annoso problema di questo ospedale che da tutti invocato, da tutti desiderato, tanto atteso e mai realizzato. Speriamo che effettivamente i lavori di cui è stato pubblicato il bando qualche giorno fa arrivino, possano partire, perché di questa struttura ce n'è assolutamente bisogno. La Spezia è una delle città italiane più anziane, e gli anziani, come si sa, hanno bisogno di essere curati essendo diventati fragili.
auguriamoci che ciò avvenga nel miglior tempo possibile. Altro secondo punto qualificante per noi è la realizzazione di una spiaggia alla Spezia, di una spiaggia alla Spezia per gli spezzini. Spezia, città di mare, golfo, tanto caro a Shelley e a Byron e a tanti altri illustri artisti, poeti di ogni genere, è una città che pur essendo sul mare non gode di una propria spiaggia. Abbiamo fatto preparare un progetto di massima che prevede la realizzazione di questa spiaggia. Qualora dovessimo affermarci o entrare quantomeno in consiglio comunale, certamente vedremo di portarla a compimento, perché oltre a essere nell'esclusivo interesse degli spezzini, potrebbe servire anche ai nostri spezzini una spiaggia direttamente sulle rive, sulle sponde di questa città. Altro punto qualificante, secondo noi, è la costruzione del nuovo campo, del nuovo stadio Alberto Piccolo. Spezia, meritatamente, è stato confermato in Serie A dopo la faticosa ascesa e adesso ha bisogno di uno stadio degno di tale nome, degno della sua tifoseria, affinché possa anche essere un buon partner per ospitare sia il pubblico sia i parcheggi che vengono a vedere le partite. Altro punto qualificante che noi riteniamo del nostro programma è quello del consolidamento e della vicinanza con gli stabilimenti, le officine, gli stabilimenti industriali esistenti alla Spezia. Parlo della Fincantieri, del cantiere di Muggiano, della Otto Melara che ahimè starebbe per essere venduta, speriamo che ciò non avvenga, perché poi chi acquista di solito si porta via la tecnologia e non resta più nulla. Poi noi abbiamo messo anche la salvaguardia dei posti di lavoro relativa alle aziende che gravitano la nautica da diporto, altra importante risorsa per la nostra città. Ci sono poi nel programma tanti altri punti particolari che possono apparire insignificanti, ma in realtà sono veramente importanti per coadiuvare le varie attività del nostro golfo. La Spezia è una città di mare e ha vicino a sé l'invidiabile risorsa delle Cinque Terre conosciute nel mondo, che richiamano ogni anno migliaia di turisti. La Spezia potrebbe essere un ottimo partner delle Cinque Terre, anche se secondario ciò non vuol dire nulla, perché potrebbe garantire ospitalità e pernottamento a tutti quei turisti che non riuscirebbero a trovarlo direttamente nelle Cinque Terre, perché essendo comuni molto piccoli non hanno una grande ricettività alberghiera. Riteniamo che la Spezia sarebbe un ottimo partner per le Cinque Terre e riteniamo che potrebbe coadiuvarla nel senso dovuto e tale da poter consentire una piena ricettività turistica. Noi di Spezia sul Serio, la lista appoggiata dal Partito d'Azione di Calenda qua sulla Spezia, abbiamo scelto di concorrere alle prossime elezioni comunali con il nostro candidato sindaco che ho sottoscritto per esigenze di serietà, per dare una visione nuova della politica cittadina basata sulla serietà e sulla competenza. Come al nostro stile, abbiamo stilato un programma di 16 punti, di 16 macro aree, che per ogni macro area, che riguarda chiaramente le tematiche, le problematiche che riguardano la città, abbiamo interpellato, ci siamo avvalsi della collaborazione di professionisti appunto del settore. Quindi abbiamo fatto una scelta ben precisa di non andare per slogan, di non andare per promesse elettorali, di non promettere cose che poi non si potranno mai realizzare in questa città. In particolare abbiamo toccato chiaramente tutti gli argomenti che riguardano la nostra città, cioè i punti focali, i nervi scoperti che questa città
purtroppo da troppi anni sopporta, e abbiamo toccato quindi nel nostro programma il tema gravissimo della sanità, una sanità allo sfascio, una sanità che non ha un futuro, una sanità che è il frutto di giochi politici che si sono svolti sia in città che in regione per anni, sia con questa che con la precedente amministrazione. Abbiamo toccato la questione principale e fondamentale dell'Enel, cioè dell'utilizzo dell'utilizzo che si dovrà fare di quella area enorme dell'Enel, che è di proprietà dell'Enel e con la quale con il quale ente dobbiamo comunque confrontarci per implementare un polo energetico che possa consentire sviluppo e uno sviluppo green per, a beneficio di tutta la città, per i nostri giovani, per il lavoro che si potrà creare. Uno dei punti fondamentali che abbiamo trattato nel nostro programma è chiaramente anche la questione del porto. La questione del porto, con tutte le sue problematiche, con tutte le sue prospettive di sviluppo e le sue problematiche anche di inquinamento, perché siamo dell'opinione che non esiste uno sviluppo se non è coniugato alla salubrità dell'ambiente e al rispetto dei diritti di tutti i cittadini. Quindi nel nostro programma troverete, speziasulserio.it, troverete il nostro programma con delle proposte tecniche molto ben argomentate e molto chiare anche alla lettura. Abbiamo trattato nel nostro programma anche un altro aspetto che è fondamentale, cioè Spezia è una delle città più inquinate d'Italia, forse non è un dato che non è molto, molto, come dire, noto, reso noto da questa amministrazione, ma in realtà purtroppo Spezia è una delle città più inquinate d'Italia. E noi proponiamo, per risolvere almeno una parte di questo problema, la implementazione di un servizio di trasporto pubblico gratuito, come si fa ormai nelle più grandi città d'Europa, e anche per esempio come secondo un progetto che è stato avviato da un anno a questa parte nella città di Genova. Il punto fondamentale che trattiamo nel nostro programma e che riteniamo sia più innovativo in assoluto è l'implementazione di un assessorato alla ricerca, all'innovazione tecnologica, in grado di sfornare progetti di sviluppo per questa città e in grado di intercettare con la progettualità sviluppata poi tutti i fondi europei, sia del PNRR che i fondi europei strutturali, che consentono poi ai progetti stessi di essere realizzati. Perché votare la nostra lista? La risposta me l'ha data un nostro lettore su Facebook qualche giorno fa. Ti voterò perché sei l'unico che non ha fatto promesse irrealizzabili. Questo secondo me è il valore aggiunto della nostra lista. Vi invito a leggere il nostro programma, ad approfondirlo, e vi farete un'idea di quanto le nostre proposte sono concrete e soprattutto realizzabili in termini di progetti e in termini di finanziabilità dei progetti stessi. Grazie. Domenica bisogna votare per Acchini sindaco, perché in questi 5 anni abbiamo lavorato tantissimo e ora dobbiamo completare il lavoro che purtroppo la pandemia ha rallentato. Abbiamo trovato una città completamente sommersa dai rifiuti per via della procedura fallimentare di Acam. L'abbiamo ripulita, tonnellate di rifiuti tolti da ogni parte della città. Abbiamo cambiato modello di gestione, di raccolta dei rifiuti. E grazie a voi, al vostro lavoro, alla vostra attenzione, siamo arrivati a circa l'80% di raccolta differenziata. In questo modo abbiamo diminuito le tonnellate da smaltire e abbiamo risparmiato. Come sapete, abbiamo diminuito le tariffe, ma non solo, abbiamo pensato anche agli ultimi, facendo un progetto per le persone che perdono tutto, che oggi hanno tutto. Sanno dove andare a dormire, a fare colazione, a pranzare, a cenare, a farsi una doccia e anche, se vogliono o se possono, un percorso di reinserimento professionale. Questo grazie alla collaborazione con le varie enti religiose e di volontariato. Poi abbiamo chiaramente lavorato molto sulla sicurezza. Abbiamo cambiato i turni di lavoro del nostro corpo di polizia locale. Oggi lavorano fino alle 2 di notte, a turni, abbiamo fatto la nuova sede della Polizia Locale, abbiamo preso nuove tecnologie, i droni, il body cam, taser, il cane antidroga e non solo.
200 telecamere. Oggi chiunque può commettere un reato, perché purtroppo questa è la democrazia nella nostra città, ma entro 24 ore viene denunciato o arrestato. E questo per noi è un elemento molto importante per garantire chi vive alla Spezia, ma garantire anche i turisti. I reati sono diminuiti di oltre 1000 in questi tre anni, negli ultimi tre anni, e il nostro obiettivo è di migliorare fino a tendere veramente a zero. Poi l'altra cosa importante ai fini della sicurezza è quella dell'illuminazione pubblica. Abbiamo raddoppiato la luce in 13.000 punti luce. Oggi la città, avete visto, è molto più illuminata e abbiamo fatto progetti importanti per i nostri giardini, per il recupero della nostra storia, la nostra identità. Vi ricordo il progetto Spezia Forte, abbiamo inaugurato il Parco delle Mura, un parco bellissimo, illuminato anche di notte, il Parco della Rimembranza. Stiamo recuperando il rifugio antiaereo della Schienata Quintino Sella con un percorso interattivo, e la prima parte sarà dedicata alla storia della Spezia del Medioevo, la seconda parte alla simulazione dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Stiamo recuperando il Forte Val di Locchi, la Batteria Val di Locchi, un sito molto bello dove faremo eventi e attività didattiche, proprio sopra Pagliare, un golfo bellissimo. E stiamo facendo il Museo della Guerra Fredda. L'ex Polo Marconi aveva un bunker, l'abbiamo recuperato e con il reperto della Seconda Guerra Mondiale lo stiamo mettendo veramente a disposizione di tutti e fra pochi mesi sarà pronto. Ma altri progetti che riguardano il futuro dei nostri giovani sono stati messi in campo. Il progetto Miglio Blu, siamo diventati, come avevamo promesso, leader mondiale della nautica, abbiamo 12.900 persone che lavorano in quel settore e 3.000 imprese che lavorano in quel settore. Adesso tocca la parte infrastrutturale, dopo aver fatto un parcheggio, ora dobbiamo fare assolutamente tutta la parte della pista ciclabile, pedonabile, e non solo, sarà illuminata anche di notte con la nuova grafica, la nuova bellezza del Viale San Bartolomeo che arriverà fino a Muggiano. Poi abbiamo investito anche nell'ambiente. Fra poche settimane avremo solo filobus che gireranno in centro città, 22 filobus, rifacciamo le fermate degli autobus. I semafori li sincronizziamo al traffico proprio per migliorare la qualità dell'aria. Il 5 Terre Express partirà da Migliarina, a settembre iniziano i lavori, 18 milioni e mezzo di investimento, noi rifacciamo l'area parcheggi esterna. E questo è importantissimo perché non solo l'area, abbiamo cercato di tutelare anche le nostre acque. Abbiamo fatto circa 10 km di fognature senza chiedere un euro a nessuno. Tanti quartieri erano scoperti, Mazzetta, Val dell'Ora, Canaletto, Fossamastra, Pagliari. Stiamo collegando al depuratore Muggiano e Pitelli e abbiamo fatto il progetto definitivo del nuovo impianto di depurazione dal quale uscirà acqua utilizzabile in agricoltura. È chiaro che questo è un primo approccio. Poi abbiamo chiuso la centrale a carbone, finalmente dopo 61 anni, e abbiamo le date di riconsegna dalla Calatapaita alla città. Basta container sulla Calatapaita, stazione crocieristica, nuovo waterfront, ci sono già tre manifestazioni di interesse e a ottobre dovranno presentare la progettazione, le proposte di progettazione, e aspettando il waterfront per veramente fare un primo assaggio della Calatapaita. Poi abbiamo il tunnel di Viale Italia in progettazione, 450 posti auto per il centro città e tanti altri progetti che vedrete nei prossimi mesi. Quindi votate per Racchini per avere una città più bella internazionale. Buonasera, sono Antonella Franciosi, sono spezzina, ho 53 anni e sono candidata al sindaco alle prossime elezioni comunali per la lista Spezia Riformista. La lista Spezia Riformista è un unicum nel panorama elettorale spezzino. Noi ci proponiamo come alternativi sia al centrodestra guidato da Peracchini, che ha tenuto immobile la città negli ultimi 5 anni, e non vediamo come sia possibile che invece cambi corso nei prossimi 5. Ma siamo alternativi anche alla coalizione progressista formata da PD, 5 Stelle e Sinistra Radicale, che ha scelto come propria candidata Piera Sommovigo. Riteniamo che le contraddizioni interne alle forze di quella coalizione impediranno a Piera Sommovigo di aiutare la città a crescere. Alcuni punti qualificano il nostro programma. Innanzitutto la sanità. La sanità locale affligge gli spezzini da molti anni. Noi pensiamo che sia necessario rivedere il bando del nuovo ospedale, perché in modo particolare il piano finanziario. Non è pensabile che il nuovo ospedale, il costo della costruzione del nuovo ospedale gravi su ASL 5. ASL 5, come tutti sappiamo, è già in difficoltà con la gestione ordinaria, liste d'attesa per le visite ambulatoriali e per la diagnostica strumentale infinite.
E inoltre abbiamo anche bisogno che il vecchio ospedale Sant'Andrea sia mantenuto in efficienza e che i pazienti, quando sono ricoverati per curarsi, non debbano anche proteggersi dai calcinacci. Noi siamo anche però per la città dello sviluppo, del lavoro, quindi riteniamo che porto, industria, crociere, turismo siano risorse e non problemi. Se ci sono criticità, queste vanno concretamente affrontate e risolte. Spezia ha bisogno di infrastrutture, penso al raddoppio della Pontremolese, penso al raddoppio della variante Aurelia. Su questi cantieri la prossima amministrazione dovrà vigilare. Ma vogliamo la chiusura definitiva della centrale Enel. La centrale Enel appartiene al passato remoto di questa città. Fu un errore costruirla in piena città. È un errore a cui dobbiamo rimediare. Lo dobbiamo ai quartieri e lo dobbiamo all'intera città. Noi siamo anche però la città della solidarietà, del welfare municipale. E pensiamo che si possa diventare fragili per molti motivi diversi. Si è fragili da giovani, si è fragili da vecchi. Avete presente il centro diurno Alzheimer? Bene, è chiuso dai tempi del lockdown, non è mai più riaperto. Potete bere un caffè in un bar, mangiare una pizza, ma le persone malate di Alzheimer non hanno il centro diurno che dà sollievo a loro e alle loro famiglie. Occorre riaprirlo immediatamente. Vogliamo anche essere la città che sta tutta insieme, centro e quartieri. Il centro ha bisogno, è bellissimo, ma ha bisogno di essere rilanciato. La grande occasione del centro sarà il waterfront. Il waterfront deve essere realizzato molto velocemente e deve mantenere anche una grande vocazione pubblica. Noi pensiamo al Teatro del Mare, ma bisogna anche occuparsi dei quartieri, un grande investimento sui quartieri. I quartieri hanno bisogno di servizi, di funzioni pubbliche, di essere collegati al centro, altrimenti si trasformano rapidamente in dormitori e anche in periferie, dove a nessuno piace abitare. Occorre che Spezia torni a essere capoluogo, occorre che diventi guida del territorio, deve ritornare ad essere una città protagonista della propria storia. Se credete che queste siano buone ragioni per votarmi, allora volete come noi una città concreta, determinata e libera. E allora dovete votare per Spezia Riformista, Franciosi Sindaco. Buongiorno a tutti, sono Davide Poli, ho 56 anni e sono sposato con Daniele, ho due figli, Mattia e Lisa. Sono il candidato a sindaco della lista Insieme per l'Uni, che è sostenuta dai partiti di maggioranza della Regione Liguria e dalla lista civica Giovanni Pampana. Sono un professionista che opera nel settore aziendale, quindi un revisore contabile. Nella mia attività sono abituato giornalmente a confrontarmi con obiettivi e con scadenze da dover rispettare. Questa mia vita quotidiana mi ha portato a proprio una chiamata verso il territorio che io amo, perché è il territorio dove voglio che continuino a vivere i miei figli e dove vorrei che anche i miei figli potessero rimanere anche in un periodo successivo, quando arrivano nella loro attività lavorativa, cosa che purtroppo non accade a Luni per molti ragazzi. Quindi la mia attenzione e la mia preoccupazione principale è quella di un padre di famiglia che guarda il proprio territorio, che cerca di capire come poter renderlo ecosostenibile, come poter intervenire per dare una visione diversa del territorio e portare quindi al raggiungimento anche di una sua ecosostenibilità e soprattutto migliorare le condizioni di vita e di vita e stili di vita delle persone che vivono sul territorio di Luni. Per questo abbiamo fatto diversi incontri sul territorio, perché volevo rendermi conto, assieme ovviamente ai miei candidati, che sono tutte persone straordinarie, che nella loro vita professionale e familiare hanno sempre avuto dei percorsi impeccabili, cioè persone veramente rispettabilissime, che hanno cercato di mettere veramente tutte le loro energie per arrivare, diciamo, a individuare con me, non solo a individuare i problemi, ma anche a trovare le soluzioni.
Ripeto, il colloquio con i cittadini, il cittadino ricordiamoci che è diciamo, il nostro socio di maggioranza, che deve essere sempre rispettato, è stato fondamentale. Ci siamo resi conto, rispetto alla narrazione dell'amministrazione uscente, che il territorio si trova in condizioni ben diverse da come viene rappresentato. Abbiamo fatto seriamente il nostro lavoro, è stata dura perché abbiamo impiegato quasi 3 mesi, siamo andati sul territorio, siamo ritornati per individuare le soluzioni. E questo, diciamo, man mano che facevamo questi incontri, vedevamo crescere anche la partecipazione delle persone. Quindi, una volta fatto il percorso, abbiamo cercato di individuare le soluzioni. Allora, il problema dell'ordinaria amministrazione è un problema, Luni, perché comunque, rispetto alle grandi opere fatte, forse le ultime, dal sindaco Sauro Castagna, successivamente, per quanto riguarda l'illuminazione, le fognature, per quanto riguarda, diciamo così, le manutenzioni delle strade, è fatto ben poco. Si fanno dei rattoppi, non c'è una logica di programmazione, di pianificazione, e quindi questo fa spendere male il denaro e in tempi sbagliati. Seconda problematica è quella della socialità, quindi il fatto che la gente non si incontra, non c'è un trovo per i ragazzi. C'è una narrazione della realtà che è ben diversa da quella che viene rappresentata e si nota parlando con i cittadini. Quindi a questo punto abbiamo individuato le soluzioni. Soluzione 1, risolvere in modo definitivo il problema dell'ordinaria amministrazione, quindi significa costituire una cooperativa sociale di comunità che consenta al cittadino di farne parte e partecipare quindi alle attività del territorio. Quindi dare lavoro sul territorio, far partecipare le persone, accrescere la cultura civica, accrescere la cultura finanziaria, quindi la capacità di conoscere i costi delle opere e degli interventi. Soluzione 2, un hub come casa di comunità dell'ASL per portare i servizi sociali sul territorio, aperti 24 ore su 24. In questo modo le persone più deboli, le persone che hanno difficoltà, avrebbero la possibilità di essere seguite in modo migliore e più tempestivo. Queste due soluzioni unite, diciamo, ovviamente alla valorizzazione dei borghi storici che noi abbiamo a cuore, la valorizzazione della stazione di Luni, della zona archeologica, ci consente di recuperare e di porre Luni verso lo sviluppo. Non mi resta che farvi un appello. Andate a votare il 12 giugno, è molto importante. Siamo vicini alla svolta. Dateci la possibilità di iniziare il nostro lavoro. Buonasera a tutti. Sono Alessandro Silvestri, sindaco di Luni. Sono stato invitato nella sede di Tele Liguria Sud, che ringrazio per l'invito, per registrare il mio appello al voto. E inizio dicendo che il voto, come dice la Costituzione, è un dovere civico, per cui il primo appello che faccio al voto è un appello di carattere istituzionale. Invito tutti i cittadini del Comune di Luni che sono chiamati al voto, ma tutti i cittadini che sono chiamati ad esprimere il loro pensiero, sia per il Comune di Luni, sia per il referendum, che per gli altri comuni in cui si vota, a recarsi alle urne ed esprimere il proprio pensiero. Per premiare chi pensa di aver ben governato, per manifestare il proprio punto di vista sul referendum, per non abdicare da quello che è un ruolo fondamentale della democrazia, che è quello dell'espressione del voto. Quindi il primo appello è l'appello ad andare a votare. Io ovviamente sono il sindaco uscente, mi sono ricandidato e ho l'aspettativa di essere votato e di essere riconfermato. Ma ho anche la consapevolezza che questo è il momento in cui il popolo sovrano esprime il proprio gradimento per quello che è stato fatto e per i programmi che enunciano quello che dovrà essere fatto. E quindi questo è il momento in cui si viene sottoposti all'esame per quello che è stato fatto. Quindi noi ci siamo impegnati durante i 5 anni del nostro mandato per cercare di fare al meglio il nostro compito e adesso ci presentiamo, come è doveroso che sia, al giudizio degli elettori. Credo in questi anni segnati dalla tragedia
della pandemia che ci ha costretto a occuparci di un bene che davamo per scontato, che era la salute pubblica, credo comunque che nonostante questa drammatica parentesi siamo riusciti, per quanto riguarda l'amministrazione di Luni, a centrare alcuni degli obiettivi che ci eravamo prospettati. Il primo era la messa in sicurezza del territorio. Avevamo detto che la Costituzione stabilisce il principio di eguaglianza dei cittadini, abbiamo iniziato il mandato in cui c'erano cittadini che pagavano le tasse come tutti gli altri ma che erano obbligati a lasciare le loro case a causa dell'allerta rossa in quanto le loro case erano in pericolo. Con gli interventi di consolidamento del Parmignola in località San Rocco e in località Serra Valletta questa emergenza è stata praticamente superata. E quindi questa è la prima cosa. Un contributo alla messa in sicurezza del territorio che avrà ulteriori sviluppi perché è stato finanziato anche un lotto all'Annunziata, quindi una cura nei confronti del territorio. Ma la grande scommessa è la grande scommessa per la valorizzazione di quelle che sono le peculiarità di Luni. Abbiamo, e lo dico senza trionfalismo ma anche con grande consapevolezza e con grande orgoglio, assunto primi nella storia del Comune la gestione dell'anfiteatro di Luni, che abbiamo trasformato, assieme dotando anche il Comune di un sito turistico, in un tentativo di creare un volano per il rilancio dell'economia. Quindi un sistema che gira attorno all'eccellenza di Luni, che è l'anfiteatro, un'eccellenza turistica, un'eccellenza culturale, che vuole costituire una rete di cui facciano parte le altre produzioni e le altre cose di eccezione, il vermentino, i prodotti tipici, le risorse ambientali, storiche, culturali e paesaggistiche. Quindi una grande scommessa a cui abbiamo chiamato a partecipare tutti gli operatori per far sì che l'Uni si sviluppi anche sotto il profilo turistico in maniera sostenibile. Queste sono le due cose coniugate poi ad una cura del territorio, perché nessuno viene in un territorio che non è ben tenuto, e quindi anche ad un'attenzione per la manutenzione quotidiana. Credo di avere dato prova di costanza assieme ai miei amici e colleghi di giunta, di presenza sul territorio, di prontezza nella risoluzione dei problemi che ci sono stati prospettati, quindi il mio appello al voto termina nel sostenere la mia lista e nel votare noi, ma termina come ho iniziato anche con un appello generale alle persone ad esprimere il loro voto, a recarsi alle urne, perché il voto, l'espressione del voto è il fondamento della democrazia del nostro sistema democratico. Buon voto a tutti.